Il mio amore nasce da un fuoco interiore. Non sono io che ho scelto la Juve, ci sono nato juventino. E quindi nel momento in cui tu non capisci perché esulto, è semplicemente perché il vero riconosce il vero e tu probabilmente non lo sei. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buonasera Juventini de mi corazon, how you doing? Come state e soprattutto come state preparando questa partita che ci aspetta contro la Cremonese? I tempi sono sempre i soliti, i tempi sono duri, di paura, di tensione e di paranoia, però come sempre il vostro Andrea Stay Calma da New York non manca per portarvi un po' di pace e di serenità, no? In tutta questa burrasca che ci sta circondando, nel senso andiamo a giocare contro la Cremonese che sta in una posizione molto peggiore rispetto alla nostra, come è normale che sia, lottando per la retrocessione in quelle che sono le ultime partite del campionato. Per noi invece è importante perché, come avevamo detto prima dell'Atalanta, è una partita di preparazione al ritorno della semifinale di Europa League che ci aspetta a Siviglia, un inferno praticamente sarà lo stadio biancorosso, e una partita non solo di preparazione all'Europa League, ma anche importante perché, come sempre ripetiamo da ottobre a questa parte, non sappiamo esattamente quello che sarà il nostro destino. Quindi, come dice il mister, come ha ripetuto spesso in conferenza, se non vogliamo ritrovarci alla fine con dei rimpianti o dei rimorsi per quello che avremmo potuto fare e invece non abbiamo fatto, visto che ancora non sappiamo effettivamente la quantità di punti, quale sarà, e visto che le nostre avversarie che competono con noi per un posto in Champions League stanno più o meno performando in questo momento, quando registro il video la partita dell'Inter non è ancora finita, non so qual è il risultato, ma il Milan ha già preso due pappini dallo Spezia. Quindi quello che dico io, cerchiamo, non sappiamo se ci sarà la possibilità di salvarci in campionato, di salvare la situazione in campionato, però nell'incoscienza, nell'ignoranza, cerchiamo di fare il nostro dovere, andiamo in campo compatti, uniti, come dico sempre. Come dico sempre, soprattutto dopo la partita che abbiamo fatto contro il Siviglia, io aggiungerei una raccomandazione in più. Tosti, a testa alta e senza paura di niente, di nessuno. L'imprevisto non ci deve spaventare, il fatto che prendiamo un gol nei primi 20 minuti non ci deve buttare giù, perché questo è il calcio, questo è il bello di questo sport, che è imprevedibile e nel giro di un secondo può cambiare tutto quello che sembrava stesse andando malissimo, con un'azione, un passaggio, un assist, un semplice gol, semplice si fa per dire, vista la nostra difficoltà di andare in rete ultimamente, un semplice gol cambia tutto, può cambiare tutto. È il bello di questo sport, è il bello di quello che è la vita, incerta, non si può prevedere sempre dall'inizio alla fine. Quindi andiamo a giocarci questa partitona con la Cremonese, andiamo dopo la Cremonese a giocarci, a pensare la semifinale di ritorno contro il Siviglia, che forse è ancora più importante perché ci dà ancora più la possibilità di salvare questa stagione maledetta che abbiamo dovuto passare quest'anno. E a parte questo, io direi signori, speriamo di non arrivare all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, come abbiamo fatto con il Siviglia, per tirare fuori un gollanzolo, un golloccio, così per pareggiare 1-1. Questo per dire, per affrontare un argomento che non c'entra niente con la partita di domani, o forse sì, questo sarà da vedere, ma che c'entra un po' più con il tifo, la situazione del tifo juventino, e quindi di tutti i miei compagni, fratelli e sorelle bianconeri che si dividono, no? Cioè, ci sono tanti fattori che ci hanno diviso fino a questo momento. Dopo la partita col Siviglia, il fattore divisivo è stata, come ha detto Gianni Balzarini, io mi riprendo al suo video che mi ha dato lo spunto, però in realtà ne vedete migliaia in giro per i social, di gente che protestava nei confronti di noi tifosi che abbiamo esultato al gol del nostro grandissimo Gattone. Io adesso voglio dire, Gianni Balzarini ha detto che probabilmente che a lui dispiace che loro queste persone che parlano non fossero allo stadio, perché se fossero state allo stadio avrebbero esultato
quasi sicuramente, io su questo sono d'accordissimo. Ma poi da questo punto di vista Twitter, la timeline è malefica, diabolica, no? Perché una cosa, un video bellissimo che mi è passato ieri sotto gli occhi è stato un bambino di, ti voglio dire, 10 anni, tra gli 8 e i 12 anni, dai, bambino di 10 anni davanti alla televisione agli ultimi secondi quando la Juve batte il calcio d'angolo contro il Siviglia, segna Gatti e comincia a impazzire di gioia fino alle lacrime, impazzisce di gioia correndo in giro per la casa, fino alle lacrime, tanta era la felicità, la tensione, no? E lo stress che aveva accumulato fino a quel momento. Penso che tutti noi ci possiamo rivedere in questo bambino, e scorrendo verso il basso, il video successivo era preso da uno youtuber di cui non sto a fare il nome perché tutti potete immaginare di chi io stia parlando, perché è sempre il più famoso da questo punto di vista, che addirittura dopo il gol del pareggio, dopo 30 secondi di silenzio, come se gli fosse arrivato un sacco di mattoni, capito? Un sacco pieno di mattoni addosso, tanto era il peso che doveva sopportare in quel momento, se ne esce gridando, come lui, ovviamente questi sono quelli che parlano di argomenti e di modi di esprimere e di come si dice, di discutere nel rispetto del prossimo, di quella che è l'idea del prossimo, però poi quando vai a vedere quello che combinano nei loro canali, quello che combinano nelle loro live, questo si permette arrabbiato di dire: ma che cazzo esultate, ma che cazzo esulti, tifoseria di merda. Amico mio, guarda, io dico soltanto una cosa, io non mi sento offeso come tanti altri magari si sono sentiti offesi nel momento in cui tu ci chiami tifoseria di merda, e questa definizione ce la dai nel momento in cui stiamo esultando per un gol al 97esimo, perché è evidente che se stiamo avendo questa discussione, il problema più che il nostro che esultiamo è un po' il tuo, nel senso che a me sembra che la tua vita sia fatta di tristezza, probabilmente la tristezza è l'unica cosa che hai conosciuto da quando sei venuto a questa terra, da quando sei nato. Purtroppo l'amore non te l'hanno mai dato, non hai mai avuto mai il privilegio di conoscerlo, di provarlo, e questo è il risultato, no? Il risultato è che purtroppo sei acido, sei diventato un Grinch, e quindi ti arrabbi nel momento in cui gli altri gioiscono per un momento di felicità. Adesso non è neanche più lecito avere un momento di felicità dopo 90 minuti di stress. Adesso quelli che invocano alle giuste discussioni, al rispetto delle opinioni e degli altri, eccetera, eccetera, si permettono di chiamarti tifoso di merda semplicemente perché stai esultando per un gol della tua squadra. Spettacolo, signori, dove siamo arrivati, ma ve l'ho detto, io non mi arrabbio, io provo più che altro pena per questa tipologia di tifoso, provo tanta compassione, spero che un giorno nella vita arrivino a scoprire che cos'è veramente l'amore, perché se conoscessero l'amore, se avessero conosciuto l'amore almeno una volta in vita loro, non farebbero discorsi del tipo oggi tifo, oggi non tifo, oggi ricomincio a tifare, domani smetto, no, oggi sì, mi piace che ha messo in campo e quindi tifo. L'amore non è un interruttore, l'amore non si può accendere o spegnerlo, non si può decidere, non è una cosa, non puoi decidere di amare qualche cosa o qualcuno, ed è per questo che io e te non ci intendiamo nel momento in cui parliamo, perché il mio amore nasce da un fuoco interiore, non sono io che ho scelto la Juve, ci sono nato juventino, e quindi nel momento in cui tu non capisci perché esulto è semplicemente perché il vero riconosce il vero e tu probabilmente non lo sei. Detto questo, signori, carichi per la partitona che ci aspetta, andiamo a vincere a testa alta come sempre, e le solite tre regole: stay fresh, stay crispy, stay calma. Ciao belli.